Buongiorno amici e bentrovati a Mattina Live. Buongiorno anche alla nostra meravigliosa regia che saluto. Ciao ragazzi, ci Ciao. Siete? Come stai, signor No? È passata l'influenza? Ma sto un po' meglio. Hai visto? Fratella, che ti devo dire? Io avevo promesso bene. Che tu ieri a fine puntata saresti stato meglio e infatti adesso stai benissimo. Va bene, iniziamo. Maga. Sono una maga, maga Zurli. Iniziamo raccontando ai nostri pubblico a casa che qui a Mattina Live si può vincere un buono spesa detersivi, come giocando con i nostri quiz. Abbiamo della pasta dentro questo barattolo, esattamente sono delle lumache. E voi dovete provare ad indovinare quante sono, di numero, non di peso, mi raccomando. I babbaluci. I babbaluci, che tra l'altro adesso è pure periodo di babbaluci, a me piacciono, lo so che non a tutti piacciono, a me piacciono, lo sapevi signor No? Tu dici, no, lo sai. Figurati. Potresti regalarmi un bel piatto di babbaluci, non sarebbe male come cosa. Bello come regalo, un bel cesto di babbaluci, molto Vedi? Romantico. Mi accontento con poco, sono una donna umile io. Va bene, andiamo avanti, signor No, perché abbiamo anche il nostro quiz, Sicily Cooking Quiz. Lo mostriamo e se cortesemente puoi leggere anche tu l'indizio. Certo, non per tutti, ma amati da tutti. Ancora una volta semplicità e sapori unici, ma attenzione, non c'è rosa senza spine. Quale sarà questo piatto misterioso? Chi lo sa? Giocate con noi chiamando al numero 091-854-9171. Direi che siamo pronti per iniziare una nuova puntata insieme al nostro ospite che arriverà qui tra pochissimo. Lui è Ferrante, un grande chef, con lui parleremo di tutto e di più, ovviamente in cucina. Va bene, la prima videoricetta di oggi e si parte. Oggi prepareremo insieme il galletto del festino. Ha delle tradizioni popolari molto forti e viene spesso mangiato durante il festino a Palermo. Passiamo alla descrizione dei nostri ingredienti. Allora, noi abbiamo il galletto, che è stato ovviamente disossato, poi vi faccio vedere come, del succo di limone, della cipolla, delle zucchine, una patata, funghi, delle carote e dei datterini che sono stati precedentemente sbollentati e messi a marinare con olio d'oliva, sale e mezzo spicchio d'aglio senza l'anima. È un piatto molto semplice di tradizione che ho voluto alleggerire in quelli che possono essere i metodi e i tempi di cottura. Allora, abbiamo preso la nostra coscetta di golletto, vedete, l'abbiamo disossata, abbiamo staccato questa parte con un colpo netto, avendo cura di non creare una frattura all'osso, e abbiamo fatto scendere la carne in questa maniera, in modo da creare, vedete, come se fosse una piccola peretta. Questa è praticamente la carne di sotto. L'abbiamo irrorata con succo di limone, sale, pepe e olio d'oliva. Abbiamo noi sbollentato dei datterini e messi a marinare con un poco di olio d'oliva e uno spicchio d'aglio per circa mezz'ora. Ora io che cosa farò? Prenderò un datterino e lo vado a introdurre all'interno della coscetta. Vedete, così. E chiudo. Abbiamo messo quindi questo datterino all'interno. Quando poi nella seconda fase verrà gustata la coscetta e viene tagliata, questo datterino, aprendosi, sprigionerà tutto il suo aroma e tutto il suo sapore. Prepariamo adesso la nostra crema di carote. Facciamo un soffritto di olio d'oliva e cipolla. Passiamo la fiamma, facciamo soffriggere e aggiungiamo le carote. Vedete? Sempre a fiamma bassa. A questo punto aggiungiamo un po' di acqua e facciamo cuocere per circa 15 minuti, fino a quando la carota non diventa cotta. A metà cottura delle carote aggiungo anche un pezzo di peperone,
aggiungiamo dei pezzi di peperone, che poi quando andiamo ad emulsionare il tutto, questo ci darà un bel sapore, perché il peperone è un altro degli ingredienti presenti nel galletto del festino. Nel frattempo abbiamo messo un padellino sul fuoco, possibilmente adiaderente, per andare a creare la famosa reazione di Maillard, cioè dobbiamo proteggere la carne e creare la crosticina esterna nel galletto per evitare la fuoriuscita dei succhi nutritivi. Ecco, andiamo a sigillare praticamente la nostra carne, così. Prima la sigilliamo da un lato, poi da un altro, poi dall'altro lato ancora. Aspettiamo che si crea questa crosticina e poi la togliamo dalla padella. Dopo aver sigillato il nostro galletto, lo mettiamo in una teglietta. Ecco qua. Insieme al fungo la patata è stata precedentemente sbollentata e la zucchina. E mettiamo sopra il sughetto di marinatura. Ora, per evitare che l'osso si possa bruciare in forno, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo spingere verso il basso e dobbiamo avvolgere l'osso con della carta stagnola, così. Abbiamo salato, pepato e aggiunto praticamente l'olio d'oliva e lo andiamo a infornare a 190 gradi per circa mezz'ora dentro questa teglietta. È importante che sia il galletto che la zucchina, la patata e il fungo restino nella stessa teglia, in modo tale che si possano aromatizzare tutti insieme. Allora, a questo punto il nostro galletto è pronto. Come possiamo notare, ho messo il funghetto a chiudere l'osso come se fosse un cappellino. Poi ho sovrapposto la zucchina, le patate e il datterino marinato. Sempre precedentemente abbiamo cotto la crema di carote e peperoni, frullata, emulsionata con un goccino di olio d'oliva e successivamente viene sempre passata a colino per evitare che vi siano dei frammenti. Adesso l'abbiamo inserita in un biberon e andiamo a metterla alla base del nostro galletto, vedete? Facciamo qualche altra decorazione, così anche a caso, e il nostro galletto del festino, ovviamente rivisitato, è pronto. Salutiamo come sempre e complimenti a Roberto Cascino e abbiamo qui un suo anche allievo, un suo alunno. Abbiamo Tony Ferrante, anzi dove è stato perché ormai cammina da solo. Ci siamo e abbiamo qui anche il suo alunno, il suo ospite, il nostro ospite di oggi. Scusate, qui siamo in diretta e non sentivo bene i microfoni. Bene, oggi con lui parleremo di cucina, ci racconterà la sua storia, anche come ha mosso i primi passi appunto in questo mondo, perché è la prima volta che è ospite qui da noi. Ciao Tony Ferrante. Ciao a tutti, ciao. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Quindi sei stato alunno di Roberto, oppure forse non di Roberto, ma del fratello di Roberto, dello zio. Sì, sì, sì. Sono stato io alunno del Pisarvaro Borsellino, quindi prima in centrale e poi la maggior parte degli anni in succursali. Quindi prima via Fattori e poi in via Donnarione, diciamo, quindi, via Maurizio. Comunque hai studiato con la famiglia Cascino. Assolutamente. E adesso invece cammini da solo, come dicevo. Da quanti anni che fai questo lavoro? 24 ormai? Anni. Ho quasi 40 anni, avevo 16 anni. La tua storia ai fornelli nasce subito da una passione avuta sin da bambino oppure è una scelta che poi hai preso piano piano? Sì, sì, da piccolo, anche prima di andare alla scuola alberghiero, prima io ero scout. Mi ricordo il primo campo estivo da giovincello dove abbiamo fatto una gara di cucina e l'ho vinta. Quindi da lì No, non so se è stato quello, però la passione c'è sempre stata. In famiglia c'è già qualcuno che fa questo lavoro? In realtà lavoro. No.
In realtà no. Un mio zio, uno chef, patron chef di un vecchio ristorante. No, nessuno. Quindi è veramente scoppiata la passione per la cucina così. Assolutamente. Dopo tantissimi anni, ormai è super confermata questa passione, questo lavoro. Tu attualmente dove lavori? Io lavoro all'Ibis Style di Palermo, il presidente, di fronte al porto. Sono lì. Se dovessi descrivere la tua cucina, cosa mi raccontare attraverso i tuoi piatti? Come la descriveresti? La mia cucina non è mobile, è abbastanza variegata. Sono influenzato dalle cose, anche dai social. I social è un mezzo importantissimo, dove... Quello sicuramente. Quindi anche col semplice dito uno viene preso dalle... Dalle immagini che dalle immagini, quindi si sofferma, studia, anche un modo per studiare. Oggi è più è molto importante la tecnica, lo è sempre stata in realtà la tecnica di cucina. Però credi che oggi sia ancora più da attenzionare? Allora, le attrezzature nuove che esistono vengono per una necessità nostra in realtà. Sicurezza alimentare in primis, velocità. Noi abbiamo un problema, è il tempo. C'è sempre la corsa, la corsa, lo stress. Anche nella vita quotidiana. Sì. Il tempo, quindi queste macchine ci portano, ci aiutano nel battere la tempistica. Ottimizzare i tempi. Ottimizzare i tempi e anche il gas. Quindi le lunghe cotture, diciamo, sono importanti, però se riusciamo a fare lo stesso prodotto in meno tempo possibile, siamo tutti contenti, diciamo, sì, ecco. Assolutamente sì, io ho qualche foto che tu mi hai mandato, sì, che vorrei farla vedere ai nostri amici a casa che ci stanno guardando, così tu puoi anche raccontarmi un po' quella che è dal vivo è la tua cucina. Questo è pesce? Questo è un filetto di sgombro cotto a bassa temperatura. Con del salmone, con un tocchetto di salmone, se non erro, sì, questo. Sì. Con del da qui si vede un po' lo infatti, con un tocchetto di salmone laccato al miele. Questo è un piatto che hai inventato tu? Oppure hai cercato di. Diciamo comporlo? Che a volte i piatti nascono dalla materia prima che uno c'ha. Quindi dalla creatività, sì, del momento. Uno vede uno sgombro, vede un pezzo di salmone, vede due broccoletti, due, e quindi fa una crema, fa una vellutata, fa quello che è, e nasce il piatto. Abbiamo altre foto da vedere, regia, le mostriamo, così me le vai raccontando, Tony. Perché questa è molto interessante, molto bella. Questa è tua, personale. Sì, 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 sì. Dove stavi, qui al porto? Qui è il nostro ristorante, che si affaccia sul porto. Abbiamo una terrazza proprio di fronte al porto. L'ispirazione, dico, non ti manca. Assolutamente, sì, 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 assolutamente. Sì. Hai una vista meravigliosa. Sì, 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 quello sì. Oh, che buono, un bel primo piatto. Di cosa si tratta? Sì, questo è un semplice spaghettone con... Hai tre pomodori, pomodoro secco, datterino e pomodoro grappolo con delle mandorle tostate semplicemente. Quindi basilico, un piatto estivo, molto semplice, veloce, leggero, molto semplice. Non manca nulla, né colori né sapori, c'è tutto. C'è un grande maestro da cui tu prendi ispirazione. Un grande maestro, allora visto io... Visto che parlavamo di social prima, di tecniche, di tante altre cose, magari uno anche guardando gli altri si sente poi ispirato, oppure allora, a parte, una grande stima verso... A parte i grandi... Allora, io, intanto sono io un appassionato di pasticceria, sono un cuoco pasticcione, autodidatta. Cuoco pasticcione sono in maniera tipo che fai pasticci in cucina? Pasticcione per... Sì, capita, perché deve capitare, perché dagli errori si impara. Quindi Luca Montersino e Gino Massari, dico, sono loro i nostri punti di riferimento. Poi ci sono i nostri amici locali, che tanto locali non sono. Mm-hmm. Roberto Pennino è un grande pasticcere, dove abbiamo lavorato a Villa Egea qualche annetto fa. Di cucina Giovanni Porretto, un mio grandissimo amico, Mario Puccio, ultimamente abbiamo fatto un corso di cucina, sono stato suo allievo. Quindi ti piace comunque la pasticceria anche? Anche, sì, 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 anche perché ci ritroviamo
Devo rispondere un attimo. Tony. Rispondiamo a questa chiamata. Pronto? Chi parla? Pronto? Pronto? Non lo sento. Mi dicono che ti chiami Santina. Ci sei, Santina? Pronto? Non la sento, ragazzi. Andiamo avanti e la risentiamo dopo. Tony, dicevamo, grandi maestri, grandi chef, un sogno nel cassetto. Un sogno nel cassetto è quello, non ora sicuramente, quando sono un po' più grandetto, un mio ristorante. Il tuo ristorante, il mio ristorante. Perché no? Piano piano ci si arriva. Allora, ti piace fare il pasticcere? Ti piace pescare? No. Lo so, ma qui oggi a mattina live devi pescare una domanda, Posso? sì, dai, peschiamo. Qua ci sono delle domande un po'... la vuoi leggere tu? Sì, no, vai. No, la leggo io. Sì. Vorrei ma ci sia pure la risposta, perché non è che è un quiz, però... Allora, i funghi non dovrebbero essere lavati. Chef, che mi dici? Allora, o con un... o spellati, diciamo, champignon per il champignon, o con una pezzuola Vedevo un risotto, forse ai funghi, okay. A farlo a caso, il tuo? No. Non è il tuo? Ok, pensavo fosse il tuo risotto. No. Vabbè, o puliti con della carta leggermente imbevuta, non vanno lavati perché sono porosi, assorbono. Ok, quindi i funghi non dovrebbero essere lavati? No. È giusto? È giusto. È giusto? Sì. Bene, risposta corretta. Dico, però io so che... Cioè, sciacquarli male non è, se uno li pulisce. Se sono pieni di terra, dico, sarebbe anche il caso. Però, sarebbe il caso anche di lavarli, però dico se non... Sì. Il tuo cavallo di battaglia in cucina qual è? Sono curiosa, visto che mi dicevi che ami la pasticceria, sei uno chef. Il mio cavallo di battaglia è... Le torte da forno, sì. Mi piacciono le torte da forno. Rimani in pasticceria. Io guardo molto le mani maestre dei panettieri. Quando vado in un posto, in un panificio, il mio occhio va sempre verso il laboratorio. Perché guardare le movenze di questi signori, anche grandi, che a parer mio hanno una cultura... Che nelle scuole non apprendi, è importante. Quindi tutta la pasticceria da forno, dei panettieri e biscotteria, per me vale più di qualsiasi altro piatto. Le reginelle, gli algerini, questo. E anche le tecniche che loro usano, che non esistono, cioè adesso non si usano più. Sono tramandate da famiglie e famiglie. Sì, pesare l'uovo con il guscio, quindi un chilo di uovo con il guscio. Invece adesso c'è l'uovo in brick già pastorizzato, quindi bisogna andare a cambiare poi la ricetta in base alla quantità, che non è più quella. Assolutamente sì, grandi maestri loro, assolutamente. Sì, allora, peschiamo un'altra domanda, Tony, dai, tanto visto che questa è andata bene, la mettiamo qui. Ci potrebbero essere anche domande personali, la vuoi leggere tu? Sì. Leggila tu. Allora, qual è stata la tua motivazione principale per diventare uno chef professionale? La mia motivazione personale, questa è una bella domanda. Allora, non si diventa chef dal nulla, nel senso bisogna avere, secondo me, tanta pazienza, chi corre arriva prima, ma male secondo me. Bisogna avere tanta pazienza, molta umiltà. Quella mia personale è stato, io ho acquistato casa all'età di 20-21 anni. Giovanissimo. Un mutuo sulle spalle. Lavoravi, immagino. Lavoravo allora a Villa Egea, Grand Hotel. Ed ero come di cucina, poi capo partita, quindi dovevo io adeguare il mio stipendio, diciamo, adeguarlo, no? Certo. E quindi ho fatto un investimento mio personale, quindi studiando e cose, per potermi proporre sempre, diciamo, piano come chef, per poter guadagnare di più. Certo. Cioè, quindi così è stato in realtà. Arriva una chiamata da un nostro chef palermitano, Pippo Guddo. Dico il nome così. Lo salutiamo anche. Lo salutiamo pure.
per un hotel di Palermo del Palazzo Sitano, ovvero l'azienda Falkensteiner. Mm-hmm. Entrai qui dentro e piano piano, anche chiamando amici, perché comunque non si è mai sempre, non sa mai sempre tutto, no? Piano piano, intanto sono passati un po' di anni. Sono tranquillo, sempre, bisogna sempre studiare comunque. Certo, un consiglio che ti senti dare a dei giovani, magari ventunenni come te, che si trovano adesso a prendere delle scelte importanti? Intanto, cosa io dico sempre ai ragazzi che lavorano con me, riscontro sempre l'unico problema. Quale? Non si scrivono le ricette. Ai ragazzi, non sei il primo che lo dice. Non si scrivono le ricette. Non sei il primo ospite. Specialmente in pasticceria, ci sono delle dosi che... o le ricordi che sei un mago, ma magari mostro. Sarà che c'è adesso internet, poi li prendono, le cercano, le trovano. No, perché le ricette non sono copia e incolla, sono in base al proprio forno, alla materia prima, quindi un chilo, due, non è così, non funziona così. Bisogna anche modificarle. Quindi scrivetele. Quindi sì, guardiamo allora, proprio i ragazzi. Scrivete le ricette nelle vostre agende adibite a questo. Scrivete anche la data. Quindi quando iniziate a scrivere la prima ricetta, perché poi quella ricetta negli anni, nei mesi successivi, verrà modificata per forza. Quindi così. E fate pasticceria, panificazione, così. Quindi studiate. E scrivete le ricette. I telefonini, a volte uno scrive nei telefonini, poi cambia telefono e perde tutte le ricette. Ai. E quindi non va bene. Scrivete carta e penna. Sì, sì, sì. Questa è la mia terza agenda che io ricopio, perché poi intanto sono ricette che a me non mi piacciono più, sono magari prese da qualche altro, e quindi poi diventano mie. Quindi tu ancora, dico, nonostante tutto, sì, continui a scrivere la mia tua agenda. E per ogni ricetta, se me l'ha dato a Tizio, gli scrivo accanto la provenienza della ricetta. Cioè non diventa mia, cioè non scrivo che è mia, no, dico, questa ricetta è una data. Però se tu magari cambiassi qualcosa, la modificassi poi la ricetta... Scrivo accanto Tony, oppure ottimo, con tipo tre O, per capire che, per ricordarmi che è mia e quindi va bene quella. Quindi un grande consiglio. Tony, scusami, rispondiamo a questa chiamata. Pronto? Chi parla? Sì, pronto, Antonio da Porto Empedocle. Ciao Antonio da Porto Empedocle, come stai? Tutto bene? Bene, tu? Tutto bene, grazie. C'è qualche domanda che vuoi fare al nostro ospite, al nostro chef, Tony? No, voglio solo giocare. E allora giochiamo, va bene. Giochiamo con le lumache o con il nostro Sicily Cooking Quiz? Le lumache e il barattolo. Le lumache dentro il barattolo. Sai già che sono un minimo di 700 e un massimo di 900. 899. Antonio, 899 è un numero che è già stato detto, quindi ti do la possibilità di cambiare numero. Allora, 899, 888. 888, mi piace come numero. Signor No, che mi dici? 888 sono le lumache dentro il barattolo? Chi può dirlo? 888. Alessandro Borghese, non sei Alessandro Borghese oggi? Se vuoi posso esserlo pure, non è un problema. Coco Rock, sono Alessandro Borghese. Così posso dirti 8 volte che non è quello. Mi dispiace Antonino, peccato, non abbiamo vinto. Però grazie per aver giocato. Cosa mangiate oggi? Cosa preparate di buono? Pasta a forno. Oh, che buona, sua maestà, la pasta a forno, buonissima. Grazie Antonio. Un saluto ai fratelli Sacco. Un saluto grande, alla prossima. Ciao Antonio, ciao. Bene, ma la pasta a forno. L'ingrediente perfetto della pasta a forno esiste? O il segreto, dai, se possiamo... Vabbè, a Palermo facciamo quasi uguale, diciamo, le melanzane fritte non possono mancare, assolutamente. Un buon ragù, quindi un po' di besciamella, un po' di formaggio. Se dovessi avere tre ingredienti soltanto, lo so, e dovresti inventare una ricetta, un piatto, quali sono i primi tre ingredienti? Tre ingredienti perfetti per tre ingredienti perfetti. Signor No, gliene diamo quattro ingredienti. Facciamo quattro ingredienti. Se te vuoi allargare. Allora, quattro ingredienti, Tony. 5 minuti per una ricetta. Semplice. Dai. Un limone, sentiamo. Dove utilizziamo... Carta e penna, amici a casa, scrivete un limone.
uno spicchiettino d'aglio. Spicchio d'aglio, forse ci sono arrivati. Acciuga tesa. Acciuga. E lo spaghetto. E lo spaghetto. Hai vinto. È il prezzemolo. Non possiamo mettere perché non c'è. È il prezzemolo. Non ce la facciamo. Però hai messo il limone. Il limone. Cioè, tu hai vinto. In un minuto mi hai dato la ricetta. Sì, sì, sì. Bravo. Applauso. Bravo. Per Tony. Bene, visto che hai vinto, io abbiamo tanti minuti ancora a disposizione. Peschi un'altra domanda. Sì. Intanto voi chiamateci in diretta al numero 091-854-9171 e giocate con le nostre lumache. Allora, quali sono i tuoi progetti futuri nel mondo della cucina e dove ti vedi tra 5 anni? Bella domanda. I progetti futuri. Tony, questa è una domanda... Non lo so. Allora, il nostro mondo è molto imprevedibile, quindi... Puoi essere dovunque in qualsiasi momento. Dovunque. Ma anche su una nave andrebbe pure bene. Ma che dici? Chissà. È un'esperienza che non hai mai fatto? No, non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto. Però è tosta. È abbastanza. Come... Abbastanza. Però perché? Tra 5 anni, chi lo sa, magari accade questo. I figli crescono e quindi poi... Tu so che hai una ragazzina. Ho una bambina di 10 anni, Greta. Che salutiamo. Ciao, Greta. In questo momento è a scuola. Brava, studia, mi raccomando. Quindi a volte per i figli, a volte, sempre per i figli, a volte non si fanno certe scelte, naturalmente. Però bisogna saper aspettare anche qui. Assolutamente. Pazienza. Hai rimpianti, rimorsi? No, rimpianti no. Sono scelte, quindi... Sono scelte che sicuramente se sono state prese è perché... C'è sicuramente una grande motivazione importante. Assolutamente. Invito, colgo l'occasione, scusami Tony, invito a tutti il nostro pubblico anche a scriverci su WhatsApp. In alto a sinistra trovate il numero, scriveteci le vostre ricette. Beh, di Tony ha dato in un minuto una ricetta con 4 ingredienti che non possono, che sicuramente avrete anche a casa: limone, acciuga aglio, e aglio. Acciuga e spaghetto. Quindi scriveteci anche voi delle ricette, così magari le leggiamo in diretta, le commentiamo insieme. Inoltre chiamateci in diretta per intervenire o per giocare con noi al numero 091-854-9171. Ci fermiamo qualche istante in pausa pubblicitaria e poi torniamo qui in studio a Mattina Live con il nostro ospite Tony Ferrante. Intelligente è trovare la strada più semplice. Rispettare ogni risorsa. E usare sempre la giusta dose di energia. Intelligente è la nuova generazione. La caldaia Daikin Hybrid pensa sempre ai tuoi consumi e con la sua pompa di calore prende energia dalla natura, riducendo l'impatto sull'ambiente e sulla bolletta. Cositec Impianti Tecnologici, in via Sant'Antonio 49, Bagheria. Ristorantino Pizzeria Leone, in via Cavour 1121, nel cuore di Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo. Mm-hmm.
Bentrovati da Carollo Detersivi. Vi porto con me per fare una spesa utile e conveniente. Da Carollo Detersivi troverete una vasta gamma di prodotti sanitari, carta igienica, tovaglioli, assorbenti, pannolini, accessori, tutto per la prima infanzia. Tanti reparti, tanti prodotti, tanta convenienza. Vi aspetto da Carollo Detersivi in uno dei 6 punti vendita a Palermo. Tele One mette a disposizione spazi televisivi per messaggi politici autogestiti a pagamento, in vista delle prossime elezioni comunali del 28 e 29 maggio. Si informano i partiti e i candidati che presso la sede delle emittenti o telefonicamente allo 091 333 660 verranno fornite tutte le informazioni, listino prezzi ed il relativo regolamento. Bentornati amici, siamo ancora qui in studio con il nostro ospite Tony Ferrante, con lui abbiamo parlato della sua storia, abbiamo parlato di cucina, abbiamo parlato di una nuova ricetta che ci ha dato qui in un solo minuto con 4 ingredienti che ti sono venuti subito in mente, sì, complimenti, sì, sì. E hai anche pescato delle domande interessanti e visto che erano interessanti ho un'altra. Okay. Vabbè. Io nel frattempo vi ricordo che potete giocare con noi in diretta, quindi chiamateci 091 854 9171. Domanda. Allora, qual è il consiglio più importante che hai ricevuto nella tua carriera culinaria e come lo hai applicato nella tua vita professionale? Questa è pure un'altra hai domanda visto? Lo sai chi le ha scritte queste domande? Il nostro signor Noi, il nostro Matteo, che salutiamo. Potrebbe non essere vero. Allora, bene, scritte, me le sicuramente hanno. Testa bassa. Il più grande consiglio che ti hanno dato, che tu hai fatto tu. Testa bassa. Quando uno si presenta in una struttura, secondo me, giusto, sono sempre pareri personali, non bisogna mai, secondo me, allungare la gamba più del dovuto. Testa bassa. Se sei bravo, è il tempo che darà la risposta. Non devi dire io sono bravo, no. Sono le tue creazioni, le tue idee che ti portano a fare pensare agli altri se sei o meno valido. Quindi sempre la pazienza. L'umiltà è... Testa bassa. Infatti con... Testa bassa e alziamo però la corda. Pronto? Chi parla? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, chi buongiorno, sei? Sono Alfio, dalla Ciao, provincia di Catania. Ciao Alfio, da Catania se non sbaglio ci chiami. Sì, sì. Un saluto immenso a tutta Catania. Anche a voi, a tuo ospite. Che tempo c'è a Catania? Fa caldo? No, sì, insomma, c'è un po' di venticello, però c'è il sole. Bene, bene, bene. Vuoi fare qualche domanda al nostro chef? Io lo chiedo anche a te, Alfio. Se hai qualche domanda, qualche curiosità? No, no, comunque ha dato la risposta in breve tempo, è stato brevissimo. Lo so, me ne sono accorta, hai visto, sei stato bravo con la ricetta. Ok. Ci mancava solo la mollica e il prezzemolo. Avevo 4 ingredienti. Onestamente aveva soltanto 4 ingredienti. Io sono infatti, stata, anzi, ne aveva 3 iniziando. Infatti, per essere perfetta, dico, per questo. E vabbè, glieli possiamo aggiungere questi ingredienti che hai detto tu, Alfio, mollica e prezzemolo. E prezzemolo. Ci stavano. Assolutamente. Quindi era perfetto, diciamo, completarli in questo modo. Il formaggio dei poveri, la mollica. Il formaggio dei poveri. Ecco, bravo, il formaggio dei poveri. Bene, Alfio, giochiamo. Come vuoi giocare? Volevo provare a giocare col quiz, con la pasta? Diciamo, col quiz. No, col piatto misterioso. Sì, col piatto. Allora, ti mostriamo la foto del piatto misterioso.
c'è anche l'indizio, prova a leggertelo. Allora, certo non per tutti, ma amati da tutti. Ancora una volta semplicità e sapori unici. Ma attenzione, non c'è rosa senza spine. Ma io che piatto non lo so, volevo provare con i carciofetti quelli selvatici. E in effetti i carciofi con le spine potrebbero avere a che fare. Quindi i carciofetti selvatici sono sempre io, Alessandro Borghese. Alessandro Borghese, Fuoco Rock. Non cominciamo molto bene. Perché non cominciamo molto bene? Perché è sbagliato. Oh, mi dispiace, Alfio. Sono dai, fuori pista allora. Alfio, fuori pista. Però, allora, chiediamo al signor No, è completamente fuori pista il nostro Alfio? È fuori pista. Totalmente fuori pista? Adesso non essere esagerato. Stai calma, la cappa è pulita? Sei a chilometraggio zero? Chi può dirlo? Va bene, basta, non ti chiedo altro, signor No. Ok, è però tutto Alfio, misterioso. Alfio. Oggi mister No è misterioso, sarà stata l'influenza. Sì, hai visto, l'influenza l'ha reso un po' così. Vabbè, non siamo... ti preoccupare, infatti, ci penso e mi faccio causa, non è un problema. Durante la settimana, Alfio, lo farò ammorbidire un po'. Ti do la possibilità anche di giocare con la pasta, Alfio, perché tu mi stai tanto, tanto, tanto simpatico. Ok. Dai, prova a indovinare quanta pasta c'è dentro il barattolo, Alfio. Diciamo 8, 7, 8. 7, 8? Che vuol dire? 780? 8, 7. No, 8, 7, 8. Ah, 8, 7, 8, scusami. 878. Viva l'asino col cappotto. Maron, che confusione. 8, 7, 8. Sara, perché 7, 8, 8. Più me lo dici, più mi confondo, voglio veramente. E chi sei adesso, scusa? Comunque, il numero è sbagliato. Ma sei, vieni da Mare Fuori. Sono Pasquale di Mare Fuori. Va bene così. Ciao Alfio, salutiamo anche Pasquale da Mare Fuori. Mi fa delle buone. Buona giornata a tutti. Ciao anche a te, buon pranzo. Ciao Pasquale di Mare Fuori, ma da dove sei spuntato? Ma così, oggi sto contento perché vedo pure Sonia Hamza così bionda, insomma, mi emoziono. Vabbè, rispondiamo, abbiamo un'altra chiamata in linea, scusami Tony. Pronto, chi parla? Buongiorno, ben ritrovati. Pietro, anche lui da Catania. Catania vi vuole bene. Lo so che Catania ci vuole bene, anche noi vogliamo tanto, tanto bene a Catania, ma tutta la Sicilia. Ciao Pietro, come stai? Ciao a tutti, ciao Sicilia. Ciao Pietro. Ciao Sonia, ciao chef, ciao regia. Lui hai una freddura? Ah sì, uno chef, fa la domanda, sì. Sì. Ciao chef ancora. Sì. Il limone nella ricetta che hai detto tu va intero a pezzetti, grattugiato, la buccia, allora, spremuto, come potrebbe andare? Grattugiato, la scorza. Però limoni naturalmente nostri, non, a volte vendono limoni con la buccia non edibile, quelli assolutamente no. E se possibilmente, anche se è difficile trovarli, limoni non trattati che sono i più buoni. Quelli non trattati, magari pulirli con un panno, ci può essere della cera esternamente, quindi pulirli con un panno sotto l'acqua e poi con una grattugia fare degli zest direttamente sul piatto. Io sono quello delle ricette pure strane che sperimento ogni tanto. Ok. E raccontacela qualche ricetta strana, Pietro, che hai sperimentato. No, non mi viene nulla, però mi piacciono molto elaborare le parmigiane prima che fa caldo perché poi si suda e variarle un pochino nei gusti che si possono avvicinare, se no non viene il piatto. Se fai qualche piatto che ti piace da mostrare, fai qualche scatto al piatto e mi mandi la foto, così poi magari la mostro qui a tutti. E soprattutto pubblico. Stai attento, Pietro, perché lo chef ha detto una cosa importante: le bucce non sono edibili, quindi non si può costruire sopra le bucce, va bene? No. Va bene, ma Pietro, non ce l'hai una freddura per noi oggi? Pietro, tu devi sapere, allora, Tony, che ci racconta sempre una cosa strana dei giorni fa, questa è vera. Racconta. Chi se ne ricorda le puntine dei giradischi? Le punte dei giradischi, certo, io me le ricordo, tu te allora, le ricordi? Io involontariamente l'ho messa in un contenitore di cioccolatini e l'ho ingoiata, fortunatamente è andato tutto bene, però vuoi sapere una cosa? Sì. Non mi è successo niente.
non mi è successo niente, non mi è successo niente. Sei rimasto incantato. Pietro, io ti voglio bene, Pietro, perché tu superi le mie freddure. Questa è veramente bella, questa è veramente bella. Questa è molto molto carina. Pietro, ah, andiamo a noi, giochiamo. Basta, così diamo spazio agli altri amici. Io volevo fare un appello. Silvestro, ve lo ricordate? Silvestro, ci sei? Chiama, fatti sentire. Pietro, non sentiamo Silvestro da tanto tempo, in effetti. Quindi sì, dai, questo è un appello a Silvestro. Silvestro, se ci stai guardando, chiamaci. Bene, Pietro, giochiamo. Ah, era un altro nostro collega di freddure. Lo so, me lo ricordo, anche Silvestro era molto carino, ci faceva sorridere con le sue freddure. Ciao Silvestro, se ci senti. Allora, per la pasta, 821. 821. Scrivetevi sempre i numeri che vengono detti ogni giorno, in modo tale che poi non si ripetono, perché io non mi ricordo se 821 è un numero che è già stato detto. 821. Per avere gli appesentamenti è un buon numero. Ok. 821 fa rima con non ha vinto nessuno. Sempre simpatico con i nostri amici a casa, signor No. Bene, mi dispiace, ormai, Pietro. Ormai abbiamo fatto l'abitudine, però anche a lui gli vogliamo bene, dai. Lo so, siete molto affezionati anche al signor No. Vuoi provare a indovinare il piatto? Non ne ho la più pallida idea. Niente, allora. Vi abbraccio, buon pranzo a tutti. A presto, grazie Pietro, sempre. Anche ciao, a te. Ciao a tutti, si avvicina. Ciao. Vabbè, salutavo te, dovevo salutare lui. Si avvicina ora di pranzo. Noi ci fermiamo un attimo per guardare la seconda videoricetta di oggi a casa dello chef e poi torniamo qui per i saluti. Salve ragazzi e bentornati. Oggi nel nostro piatto fa tappa la tradizione. Vi propongo il famoso pish d'ovo, una preparazione fatta a forma di pesce, ma fatta realmente con le uova. Questo è un piatto antichissimo che risale nel periodo 700-800, quando i marinai partivano per le battute di pesca e tornavano a casa senza pesce. Quando tornavano a casa, la moglie gli chiedeva come è andata la pesca, loro rispondevano in maniera classica siciliana: niente, oggi pesce d'ovo. Oggi noi le prepareremo non in maniera classica lunga, ma a piccole polpette, e per arricchire ancora più il piatto, povero ovviamente, metteremo uno zoccolo di crema di patate e sopra una fonduta di acciughe per richiamare quello che è il piatto reale della tradizione. Ma vediamo quali sono gli ingredienti. Abbiamo delle uova, delle patate, del pan grattato, della cipolla, dell'aglio, del pecorino o anche caciocavallo va bene, del pomodorino datterino, ma possiamo utilizzare anche un piccadilli, possiamo utilizzare un pomodoro rosso classico, del prezzemolo e dei filettini di acciuga che ci serviranno poi a fare la salsetta di guarnizione. Intanto prendiamo le nostre patate, le andiamo a tagliare, abbiamo già pelate, le andiamo a tagliare a piccoli quadri, diciamo piccoli quadrettini, cubettini, come vogliamo noi, e li andiamo a mettere subito in cottura in una padellina. Questo lavoro ci prenderà più tempo rispetto agli altri, e quindi noi avremo tempo per preparare la cottura delle nostre patate con del buon brodo. Metteremo un pizzico di sale. Quando queste patate ovviamente saranno ben cotte, aggiungeremo un filo d'olio d'evo, andremo a frullare tutto e otterremo la nostra patata, quindi la nostra salsa di base per il nostro piatto. Passiamo subito alla lavorazione del nostro pesce d'ovo. Allora, abbiamo ovviamente le uova, andiamo a mettere del pan grattato, cominciamo intanto a battere con l'aiuto di un frustino, anche una frutta elettrica, un piatto semplicissimo come dicevo, una classica frittatina che può essere presentata, veniva presentata a forma di pesce, ma oggi noi gli daremo un occhio diverso, un po' più elegante per la nostra tavola, mantenendo però tutti gli elementi che lo compongono. Andiamo a mettere un po' di
pangrattato, vedete quello che alla fine dà la consistenza al nostro pisciròvu. Facciamolo incorporare gradatamente, vedete già preso consistenza, e ovviamente è importante che possa avere una consistenza tale da fare delle piccole polpette, ovviamente, giusto? Andiamo a mettere una buona manciata di formaggio dentro, facciamo incorporare tutto, i nostri pomodorini che abbiamo già tagliato a cubetti, un po' di prezzemolo, una manciata di cipolla, uno spicchio d'aglio, uno spicchietto d'aglio che schiacciamo, andiamo a mettere una piccola parte che darà, diciamo, la parte aromatica nel nostro piatto, il nostro pisci d'uovo, il nostro composto del pisci d'uovo è pronto. Andiamo a versare un po' d'olio, dovranno soffriggere delicatamente. Vi consiglio di preparare accanto un piatto con della carta assorbente che ovviamente toglierà l'eccesso dell'olio che si verrà ad assorbire nel piatto. Prendiamo una cucchiaiata di composto e lo andiamo a appoggiare sulla nostra padella ed aspettiamo che le nostre polpette prendano consistenza. Ovviamente, visto che c'è la presenza della mollica, quindi ha una struttura abbastanza composta, bella soda, ovviamente le polpettine prenderanno una buona consistenza. Se voi ovviamente in fase di lavorazione vedete che è ancora troppo liquido, potete aggiungere ancora qualche pochettino di pangrattato. Sono quasi pronte per essere girate. Se abbiamo messo la giusta quantità, come vi ho fatto vedere, difficilmente si rompono. Questo è l'eccellente risultato che volevamo e dobbiamo avere. Andiamo a preparare quindi la nostra crema di base, che sarà rappresentata dalle patate. Vi ricordate, abbiamo cotto le patate in padella, le abbiamo poi spostate in un contenitore e le abbiamo passate. Abbiamo tirato fuori questa crema di patate. Una cosa importante è, ricordatevi ovviamente, di gustare e spruzzare anche di sale e, se lo godete, anche di pepe. Non facciamo prendere eccessivo colore. I nostri piccoli pesci d'uovo sono pronti, li andiamo a prendere, li spostiamo sulla carta assorbente, li facciamo assorbire per qualche minuto. L'ultimo passaggio, mettiamo un pentolino sopra e andremo a sciogliere un filettino di acciuga. Vi do un piccolo consiglio: aggiungete durante la fase in cui la nostra acciuga scioglierà un piccolo mestolino d'acqua o di brodo vegetale, se l'avete, o meglio ancora del brodo di pesce, attenzione, che andrà a favorire la perfetta creazione di questa salsetta d'accompagnamento. È già pronta, abbiamo già finito. Passiamo adesso all'impiatto. Dalle patate abbiamo ottenuto la nostra crema, l'abbiamo ovviamente fatta diventare vellutata in questa maniera, perché ricordate, la patata farà anche da guarnizione, sì, ma allo stesso tempo farà da accompagnamento al nostro piatto, giusto? Andiamo a mettere i nostri pezzetti di pisci d'uovo, tre vanno bene perché già hanno una buona resa. Andiamo a mettere un pomodoro di guarnizione, l'immancabile ciuffetto di rosmarino, la nostra salsetta di acciughe che abbiamo realizzato proprio a sporcare il piatto. Questo darà al piatto quell'impressione di mangiare del pesce, ma realmente è sempre un piatto povero ma di eccellente fattura. Alla prossima, buon appetito!
Complimenti al nostro Mariano Carbonetti, a cui mando un abbraccio immenso, soprattutto in questi giorni, perché lui sa. Quindi un grande abbraccio e auguroni, Mariano. Anche tu conosci Mariano? Assolutamente sì. Come sì, commentavamo mentre guardavamo sì, la sua videoricetta, è un grande professionista, ama la nostra terra, la racconta sempre nei suoi piatti e anche attraverso degli ingredienti poveri riesce a regalare delle esperienze sensoriali in tutti i sensi, veramente uniche, perché è un grande professionista. Prossimi appuntamenti, adesso tu sei stato forse anche all'Expo, mi dicevi sei venuto a trovarci durante questa, partirai, no? Però adesso sarei qui in Sicilia. Sì, adesso è iniziata la stagione estiva praticamente, quindi ormai siamo concentrati per tutta l'estate. Per questa battaglia, questa bella battaglia comunque, perché ci vuole, bisogna tornare a lavorare sempre di più, perché... Dopo anni e anni di molte, siamo stati 2 anni chiusi, se non sbaglio, 2 o 3 anni, perché sto perdendo due anni. E anche tu sei stato uno chef con le ricette a casa che sì, ma la maggior parte di noi abbiamo lavorato per quei 2 anni. Avete continuato a lavorare? Lavorare, sì. Con il porto, perché facevano da noi la quarantena da noi. E i lavoratori delle navi, certo, quindi noi eravamo lì per loro. Per cucinare. Sì. Quindi fortunatamente, diciamo, non ti sei fermato. Assolutamente. Bene, io spero di vederti presto, prestissimo qui. Ti faccio i miei migliori auguri per tutti i progetti futuri, per tutto quello che il tuo cuore desidera. Un mondo di auguri anche per la tua piccolina. Ci vediamo presto qui a Mattina Live. Io ricordo ai nostri amici a casa che noi torniamo domani con un nuovo ospite, con nuove ricette, con nuovi consigli. Quindi seguiteci, non cambiate canale dalle 12 alle 13, ma sempre Tele One. Grande saluto, signor No, regia, ci siete? Ciao, come ci state? Siamo, ciao cara, è stato molto bello stare con te. Adesso vado a farmi una carbonara, te saluto. Allora andiamoci a fare una bella carbonara, che è ora di pranzo. Buon appetito, ci vediamo domani, stesso posto, stessa ora, qui a Mattina Live. Con il cuore.